In questo video vediamo come installare VNC in modo da controllare il Raspberry non solo a livello di linea di comando, ma anche potremo anche interagire con le applicazioni grafiche. E sul Raspberry Pi nell'ultima versione è già preinstallato Real VNC Server, che è il server quindi che serve per fare in modo quindi che noi possiamo accedere con un client, quindi sul nostro computer, e interagire poi con le applicazioni desktop di Raspbian. Ok, dobbiamo quindi scaricare sul nostro computer, sulla nostra macchina, quindi proprio nostra macchina client, quindi non su Raspberry, il client, quindi Real VNC client. E vedete che mi propone già un file deb perché siamo su Linux, quindi lui mi propone in automatico il file deb. Ok, andiamo sul terminale e ci spostiamo quindi in scaricati e dovremo trovare tra altre cose questo file deb. Come abbiamo imparato con dpkg possiamo installare i file deb, quindi dpkg-i vnc viewer. Attenzione, ci dice che dobbiamo usare sudo. Ok, digitiamo la password di amministratore e lui installerà il vnc viewer. VNC Viewer è questa applicazione qua. Dovremmo digitare il nome del server sul nostro Raspberry, ma il server deve essere avviato, quindi dobbiamo andare su connetterci via SSH al nostro Raspberry per accendere il server, così possiamo vedere da remoto il desktop del Raspberry. Quindi digitiamo la password del Raspberry e cosa ho fatto? Sbagliato. Ok, dobbiamo per avviare semplicemente il server, perché è già preinstallato, proprio Real VNC Server è già preinstallato, dobbiamo andare intanto su Raspi config e andarlo a attivare, quindi che è già proprio un'applicazione preinstallata di Raspbian. Dobbiamo andare su Interfacing Option VNC. Would you like the VNC server to be enabled? Yes. E lui quindi farà un aggiornamento, vedrà quindi se non è installato lo installa, e se è già installato semplicemente quindi lo abilita. In questo caso è già abilitato, quindi comunque lo deve abilitare. Poi bisogna avviarlo. Per avviare quindi un'istanza del server in modo che possiamo con il nostro VNC viewer avviarlo, semplicemente VNC server. Ok, qui ci dice che il nuovo desktop è Raspberry Pi D2, quindi il nostro server è questo qua, l'indirizzo del server è questo, ce lo copiamo, andiamo su VNC viewer. Allora ci dice che non è sicuro, non lo conosce ancora, VNC viewer, diciamo continua. Digitiamo le credenziali quindi di accesso a Raspberry, quindi P con la password poi anche che abbiamo modificato. Ok, siamo dentro, questo è il Raspberry, questa è la distro Raspbian con il desktop Pixel desktop, e vedete che abbiamo già varie applicazioni preinstallate. Ecco, dato che il video è abbastanza, per non farlo troppo breve, guardiamo un po' le applicazioni che sono preinstallate sul Raspberry Pi. Quindi abbiamo un Java IDE molto simpatico, il BlueJay, quindi molto utile per imparare, perché diciamo che il Raspberry è stato pensato
addirittura per i bambini, per invogliarli alla programmazione, ma chiaramente non solo per i bambini, per un po' tutti. Ok, poi abbiamo anche, quindi abbiamo qua Blue Jay, vediamo se va. Comunque un editor Java per creare applicazioni in Java. Allora, no thanks. Vedete anche è veloce, eh? Ok, quindi vabbè, questo è Blue Jay. Adesso non è che vederli uno a uno. Adesso per esempio abbiamo Genie, un altro editor molto simpatico che uso molto, molto comodo, con la per la, un po' questo per tutti i linguaggi, questo per Java, cioè questo un po' per tutti i linguaggi di programmazione, cioè puoi fare un po' tutto, soprattutto per il Python c'è anche l'autocompletamento, il Python, scrivi codice Python c'è anche l'autocompletamento, poi c'è l'ID di Python, matematica che è la Wolfram, quindi per la per effettuare operazioni, per fare in modo che il computer si metta lì a risolvere operazioni matematiche. Scratch, ecco, Scratch è quel programma, è un linguaggio di programmazione grafico, cioè si programma trascinando dei bottoncini, quindi le varie istruzioni, non so, if, else, sono tutti dei bottoncini che fai proprio, che incastri proprio come un puzzle e muovi questo Scratch, che questo gatto, questo animale che poi puoi personalizzare lo sfondo, ma è carino. Poi chiaramente abbiamo anche già anche applicazioni, tutta la suite LibreOffice completa. Poi come a livello int abbiamo il Chromium web browser, molto carino, molto molto comodo, poi un client per le mail e il WNC Viewer, quello là che abbiamo installato, quello che abbiamo installato sul computer invece client, cioè non su Raspberry, per controllare i Raspberry a distanza. Ecco, molto utile e famoso è il Minecraft Pi, che è la versione modificata e molto personalizzabile di Minecraft, il popolare gioco videogame. Poi accessori, abbiamo un gestore degli archivi come al solito, il calcolatore, la calcolatrice, calcolatore non è giusto, calcolatrice, un bel file manager per vedere le immagini, un PDF viewer, un SD card copier, un task manager, poi chiaramente un terminale, un text editor, quindi c'è veramente di tutto, c'è veramente di tutto. Quindi questo video è molto breve, era solo per farvi vedere come si controlla in modo, come si controlla remotamente, però vedendo anche, potendo interagire anche con applicazioni grafiche, quindi non so, cioè con SSH possiamo avere, non possiamo interagire in modo grafico, tranne c'è un'eccezione, ecco, diciamo che c'è un'eccezione effettivamente, cioè diciamo che con VLC abbiamo accesso al desktop completo, con SSH in realtà c'è un'opzione per aprire però una a una le applicazioni grafiche, quindi chiaramente con VLC abbiamo il porto completo. Se invece vogliamo usare SSH per avviare un'applicazione grafica, allora usciamo da qua, aspetta, exit, dobbiamo mettere, aggiungere un'opzione SSH-X, in questo modo non abbiamo comunque l'accesso completo al desktop, interazione completa col desktop come con VNC, ma possiamo in realtà aprire per esempio qualche applicazione grafica, per esempio non so, Genie, con questa opzione chiaramente non ci metterà un po', adesso non so. Ecco, vedete che ha aperto l'applicazione Genie, però in realtà sta aprendo e sta lavorando questa applicazione qui, è aperta, chiaramente la vedete sul vostro computer, ma in realtà è,
è l'applicazione Genie, non di questo computer, ma di Raspberry, la stiamo controllando a distanza. Quindi con SSH possiamo arrivare a fare questo graficamente, quindi avviare un'applicazione grafica usando meno X. Per controllare proprio completamente il desktop, chiaramente dobbiamo invece usare VNC. E con VNC abbiamo sicuramente un controllo maggiore, però era giusto farvi vedere anche con SSH cosa possiamo fare. Grazie per averci seguito, ci vediamo al prossimo video.